video e benvenuti in un nuovo video dove proviamo le novità, ma questa volta gelati, non li avevo mai provati insieme. No. Oggi ovviamente siamo qui per provare i gelati proteici di Prozis. Vi ho fatto aspettare un pochino, però eccoci qui. Sapete che non è un video in collaborazione, non ci collaboro, ho acquistato io tutti i gelati della linea Layers. Cioè, ovviamente ci sono tantissime altre linee, anche ghiaccioli, tanti prodotti, però per il momento mi sono voluta incentrare su questi qui. Il prezzo me l'avete pure chiesto, si aggira intorno ai 3,50, 3 euro, comunque ve lo lascio scritto, ma comunque spesso Prozis fa tantissimi sconti, quindi un po' così. Io direi di iniziare, ma da questo cioccolato sì. Ci sono 4 gusti, io in totale ne ho presi tutti 8. Forse solo uno, sono 9 gusti, uno non l'ho preso perché è menta, no. Comunque sono 8, quindi ci saranno 2 video. Ok, iniziamo. Salted Caramel Crunchy. 100 grammi a 223 calorie, grassi 10, carboidrati 29 grammi, fibre 0,5 e proteine 3,9 grammi, quindi non sono tantissime, però proviamo. Forse secondo me c'è pure qualche altra linea proprio ancora più proteica, non mi sono soffermata a guardare tutte le linee. Mamma mia, comunque è bello, eh? Per lì conserverei i barattolini. Sento proprio cioccolato. Con una punta di caramella, anzi mi ricorda un po' tiramisù, non so perché. No? Tipo il sopra. Comunque ve lo faccio vedere. Cerca di prendere al lato pure il caramello. All'inizio è un po' duro perché c'è lo strato e poi si ammorbidisce. Ah. Ma secondo me è buono. Sei riuscita a prendere pure il caramello, sì, eh? Sì. Ma sotto mi sembra tipo un nocciola. Vai. Ma il caramello? Li voglio assaggiare. Poi sopra hanno messo talmente tanto prodotto che tu devi prendere proprio tutto, cioè capisci? Puro proprio. Ah, lo sai perché era durissimo? Perché guarda qua, si vede di più, c'è proprio tutto uno strato di caramello e poi non ho messo qua il topping. Sì, bravo. Qua c'è molto di più, invece qua già poco. Assaggia dentro. Mamma mia. No, ma è buonissimo. Però? Io non riesco a capire il gusto interno, non c'ho la... Caramello? Ma non è caramello, sa. No. Il caramello normale, il caramello dolce. Che se ne cioè è buonissimo. Ho mostrato sopra. Ah, chocolate chunks and caramel crunch. Secondo caramel cream. Ah, c'è anche una crema. E poi sotto salted caramel flowered gelato. Okay, gelato. Proprio un misto, comunque buonissimo. Ottimo. Questo secondo me è buono. Lei lo stava leggendo prima, quindi vedi un attimo tu che hai letto. No, cioccolato bianco ricoperto tipo meringato. Poi lime, questa salsina verde, diciamo, questa crema verde, e poi il gelato gusto lime. Mamma mia. Il barattolo è sempre stessa cosa, i valori siamo lì, quindi è inutile. Comunque se mi avevo fatto bene iniziare da questi perché sono i più particolari. La linea più. Che carini. Che cos'è questo? Ma l'odore di lime... C'è lime, questo sì. Il cucchiaino si sta sciogliendo già tutto perché giustamente è proprio latte, quindi subito si sciolgono, poi di qua fa caldissimo. Esagerato un po'. Voglio scioccarlo. No, buonissimo. È buonissimo. È il sorbetto. Mamma mia. Ma pure queste meringhe sopra. Ci sono proprio da Dio. No, buonissimo. Anche perché il bello è che non è solo stato sopra. Proprio sotto pure si sente, ma pure i pezzetti di là. Vabbè, finiamo qua. Però disse, se vuoi mandarci tutti i gelati che hai,
buonissimo. Andiamo con il penultimo gusto di questo video, gusto cookies. Allora, c'è il primo strato di cacao, biscotti al cacao e caramel crunchy. Quindi anche questo c'è un po' di caramello. Poi ci sta il secondo strato di cioccolato in nocciola, crema, quindi di nocciola, una crema. E l'ultimo è proprio cookie. Sempre lì, ho grandi aspettative. Ok, si è incollato proprio. Oh. E vedi i pezzetti crunch di caramello. Mamma mia. Andiamo a invitare Dagda. Sembrare un video molto semplice. Aspetta, molto semplice da fare, ma è un parto. No, ma questo è proprio pieno di cioccolato, cioè è proprio uno strato enorme. Io sempre cucchiaio. Senti come arriva il caramello. Biscotti. Questo è caramello salato. Senti un po' di salato. No. No? Mi sento solo biscotti. Però il caramello con i biscotti qua dentro. Se questi non sono proprio quei biscotti proteici che loro vendono. Buonissimi. E devo assaggiare pure la crema. Cavolo, buoni. No, ma un po' la nocciola. La crema pure si sente, cioè nella crema si sente il caramello. Quest'anno sono uscite tante novità per quanto riguarda i gelati e tutto. Ma ti vi posso dire che questi, non so se mi ricorda però. Cioè, noi con lo sconto e tutto, cioè io ho speso proprio poco per tutti questi gelati. Cioè comunque sono 8 gelati. No, io non mi chiedere se fa le classifiche perché io non so come si come classificarle. Onestamente. Wow. L'ultimo gusto del video che sarebbe tiramisù. Lady Fingers Biscuits. Non so. Secondo posto tiramisù variegato. Terzo posto tiramisù. Quindi ragazzi, tiramisù. Non scappiamo. Oh. Su biscotti. Siamo i savoiardi. No. Ah, Sembra proprio la forma. No, vabbè, ma che genio! Ma non lo so, che significa Lady? Aspetta, forse significa. Ma no, guarda l'odore. Ah, proprio quando bagni il tiramisù. Quando non senti il caffè. No. A me ricorda tantissimo quando bagnavo i savoiardi, tipo che facevo il tiramisù già da giù da nonna con l'odore di caffè. Ma io non sento niente. Ma io sì! Savoiardi. Ma si vede proprio la forma, cioè vedi, è proprio curato nei minimi dettagli. Tipo questo non mi piace. Senti questo retrogusto di alcolico. È il caffè. È il caffè. Sì, allora, è buono. Un po' di tiramisù si sente, però non è il mio preferito. No, ci sono tutti quegli altri più buoni, cioè. Volevo trovare italiano. I savoiardi sopra, non no, piace. Sono. No. Strano, ma vero. Se cookie, lime, salted caramel, creo, e questo creo uguale. Però questo tra tutti. Anzi, no, forse lime terzo posto. Anche se era buonissimo, però quei pezzettini di lime dentro che ti dà fastidio. Invece no, io secondo però buonissimo come sapore, cioè tutto buono. Vabbè, veramente. Io ho fatto una classifica perché sono abituata a farla. Però penso che in ogni gusto che abbiamo assaggiato. Ma se questo fosse stato buonissimo, io sarei andata in difficoltà. Sì, è vero. Cioè, però tra tutti. Wow, cioè le nostre facce, le nostre, buono. Le nostre facce hanno parlato veramente da sole. Non ho visto tanto, è proprio la recensione in giro di non è stato gelati. Molto pubblicizzato questo no. Gelato, invece merita tantissimo. È veramente buono. Forse tra tutti infatti posto... sono curiosa di provare gli altri. Infatti io penso che adesso ci cambiamo il infatti libro, penso okay. Penso proprio di sì, oh. Comunque adoro, wow, non me l'aspettavo. Cioè io da cliente che li ho acquistati sono rimasta super soddisfatta già dall'imballaggio, da come sono arrivati. Infatti. Ma dopo che li ho provati veramente.
E anche per quello che ho speso, cioè io non ho speso niente per la qualità dei gelati. Vero che 2,50, però ti permette Ci anche di poter sta. provare magari più. Perché la stessa cosa, le novità che ci sono in giro sono pure 3 euro, 4 euro e Come? poi non Sì. sono tutta questa gran cosa. Sì. Come io i pan di siero li ho pagati 6 euro e non è tutta questa gran cosa. No, no, no. Come diciamo Molto tutti, esatto, particolare. come dicevamo prima, sembra proprio che ti stai andando a mangiare un gelato partigianale. Cioè, poi la particolarità, i pack Come sono si belli, presenta? cioè, No, no, wow. E veramente. poi hanno pure pensato, essendo un gelato, a parte questo vasetto di plastica, vabbè, ragazzi, vuole, però pure la scritta è stata stampata, non è tipo quella cosa plastificata No, no. sopra che si scolla Sì, subito, no, è cioè, stampato, non è. wow, non è Sì. stampata. Sì. Comunque adoro tanto, io soddisfatta e noi Soddisfattissima. andiamo a girare la parte 2, quindi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao.